Tema libero. Allora, intanto buonasera a tutti e a tutte, grazie dell'invito. Allora, come è stato detto all'inizio del prete, io nel congresso nazionale ho fatto un percorso diverso rispetto alle persone che sono qui di fianco a me, ma anche rispetto a Luca, che invece condivide con me l'impegno in giunta, no? Lavoriamo ormai da sei anni insieme nella giunta del Comune di Bologna. Per questo motivo io ho scritto una mia posizione nei giorni scorsi, qualche riflessione che ho posto soprattutto a chi si sta per candidare alla segreteria del PD, perché io alcuni mesi fa ho fatto un'intervista che è stata abbastanza discussa, mi sono anche preso qualche secchiata d'acqua gelata da qualche compagno di partito, e devo dire in questo periodo non farebbe neanche male, peccato che mi è arrivata 4 mesi fa, però vabbè. E dove ho posto un tema che secondo me è molto importante, e devo dire che quando sento una sindaca del PD come quella che Marco prima citava, di Codigoro, dire che i cittadini che accolgono i profughi devono pagare più tasse, bisogna mandargli a casa la Guardia di Finanza, che bisogna mandargli a casa la ASL, perché l'accoglienza in fondo è un problema, è un disvalore. Certo, ci sono dei problemi legati alla presenza dell'immigrazione nel nostro paese, soprattutto nei piccoli comuni, ma noi siamo iscritti ad un partito che si chiama Democratico. Quando noi abbiamo fondato il Partito Democratico, io ho 37 anni, non ho fatto la resistenza, ho fondato il Partito Democratico, una piccola cosa rispetto a chi ha fatto la guerra e ha fatto la resistenza, però sono orgoglioso di aver fondato il Partito Democratico e sono orgoglioso soprattutto del fatto che si chiami Democratico. E per me la democrazia è uguaglianza. La democrazia è lotta per superare le differenze, l'affermazione dei diritti, riuscire a governare un paese per riuscire a migliorarne sì le istituzioni, ma soprattutto le condizioni di vita dei cittadini. Se noi abbiamo dei sindaci del PD, dei parlamentari del PD, degli esponenti del PD che parlano come Salvini, che fanno proposte di destra, io non penso che possiamo essere compatibili. E guardate che io ho sentito dire da tanti esponenti del PD in questi mesi del congresso nazionale: se non accettate il risultato delle mozioni nazionali e non vi va bene come stanno andando le cose, andatevene, non ci siamo capiti. Io ho fondato questo partito e voglio che sia democratico, e per me la democrazia oggi vuol dire più diritti nel mondo del lavoro, più diritti sociali, più diritti ambientali e anche più responsabilità e più doveri, stare vicino ai nostri amministratori che stanno gestendo i temi e i problemi dell'accoglienza, non lontani, non dargli dei segnali che se loro fanno un'intervista e dicono che gli immigrati devono stare fuori dalla porta e dobbiamo fare le barricate, allora stanno andando nella direzione giusta, perché purtroppo troppi esponenti nazionali hanno usato questi termini nei mesi scorsi. Ai nostri figli vogliamo insegnare questo? Io personalmente no. E non andrò via dal PD, e anzi mi batterò perché il PD rimanga un partito democratico, perché se vogliamo dare una riforma democratica a questo paese, noi dobbiamo anche cominciare a pensare che le persone le dobbiamo organizzare per il bene comune, per riuscire a convincerle che stando insieme, stando nella politica, noi riusciamo a dare una risposta ai temi del lavoro, ad esempio. A me va bene che abbiamo fatto delle riforme che hanno aumentato di qualche punto percentuale l'occupazione, però i miei coetanei, ragazzi più giovani di me in questo momento, non se la passano benissimo nel mercato del lavoro e nel mondo del lavoro, diciamoci la verità. Quando io esco dall'ufficio e vedo che si sono seduti sul crescentone dei ragazzi e delle ragazze con la bicicletta e uno zaino in spalla, che aspettano che qualcuno li chiami per andare a portare un pasto caldo a qualcun altro in un ufficio, vengono pagati dai 3 ai 6 euro l'ora. Non è che quello semplicemente perché è un numero che dice che non ci sono meno disoccupati, noi possiamo, noi democratici, dirci soddisfatti. Io penso di no. Io ai miei figli non voglio augurare questa sorte. Non ho questa idea di paese. E guardate che se nel confronto delle mozioni nazionali questa cosa non salta fuori, io penso che noi che facciamo politica in un territorio come l'Emilia-Romagna e Bologna abbiamo una grande responsabilità. Perché se c'è ancora un patrimonio sociale, ancora dei valori in questo paese che possono tenere unite le persone, le feste dell'unità, e non a caso qui si chiamano ancora feste dell'unità, sono qui. Solo noi da questa terra possiamo riuscire a dare un'idea di come si sta insieme, si organizzano le persone e le si mobilitano. Non vedo questa cosa oggi a livello nazionale, ma vedo invece qui a Bologna, in Emilia Romagna, la possibilità
la possibilità di lavorare in questa direzione. E noi che amministriamo nei comuni di questi territori abbiamo questo dovere innanzitutto. Io apprezzo molto la scelta che ha fatto Luca, che sta per fare, perché la farà più avanti. Luca Rizzonero è un assessore al welfare del comune di Bologna. Oggi Luca ha reagito a questa vicenda della sindaca di Codigoro dicendo, spiegando come il comune di Bologna e tantissimi altri comuni piccoli e medi dell'area metropolitana non stanno facendo dei proclami o mettendo degli editti dicendo che gli immigrati devono andarsene, ma stanno organizzando l'accoglienza, lo stanno facendo con le prefetture, lo stanno facendo incontrando i cittadini, prendendosi degli schiaffi, assumendosi delle responsabilità. A Zola il sindaco Fiorini con i suoi colleghi in questi giorni ha difeso la scelta di accogliere 12 ragazzi minori in accoglienza contro Forza Nuova. Ora, non possiamo avere dei colleghi che da un lato si battono contro Forza Nuova per accogliere dei ragazzi che vengono dall'Africa minorenni, spiegando ai cittadini che questo è un dovere costituzionale innanzitutto, e dall'altra avere dei sindaci del PD che dicono che dobbiamo fare le barricate contro gli immigrati. Questa cosa non è possibile. E allora io preferisco un assessore che si dimette per candidarsi a fare politica, rinunciando a un ruolo istituzionale, perché adesso c'è bisogno di fare politica. Perché se noi non rigeneriamo la politica, non solo rimarranno soli gli amministratori, ma rimarranno soli i cittadini, perché i cittadini sono già soli. Guardate che l'assenza della politica nel nostro paese e anche in Europa è un problema sociale, perché quando non c'è nessuno che difende i tuoi diritti è un problema grosso. E noi abbiamo smesso di avere questa ambizione di tutelare le persone, di fare delle battaglie. Per noi è più importante stare al governo che organizzare le persone per tutelare i loro diritti. Questo significa che per noi la politica, spesso, purtroppo, ha perso una funzione. E allora verrà il momento in cui ci dovremo schierare in questo congresso provinciale. Io ho scritto delle idee, ho chiesto che i candidati si esprimano, e le mie idee che ho proposto sono, se volete, semplici e banali. La prima, dobbiamo stare nel centro-sinistra. Cioè io non ci sto in un partito che se perdiamo le elezioni fa le stampelle di Berlusconi o di chi sarà al posto suo, di Salvini. Non è il mio partito. Non è il mio partito, perché se io vado a chiedere il voto per tutelare i diritti delle persone che in questo momento non riescono ad avere una speranza, io non posso stare con quelli che dall'altro hanno rovinato in tanti momenti il nostro paese. Guardate che tutte le volte che noi ci siamo avvicinati al centrodestra nel modo di fare, di ragionare, di governare il paese, abbiamo fatto dei grossi passi indietro. Abbiamo rinunciato a tante cose per il futuro dei nostri figli. Io non sono disponibile a questo, e quindi penso che nella nostra amministrazione a livello nazionale dobbiamo lavorare perché ci sia una coalizione di centro-sinistra. Io vorrei lavorare per questo e chiedo al prossimo segretario del PD di lavorare per questo. L'altra cosa che ho posto è che in questo primo dibattito congressuale si dice che si sosterrà un candidato piuttosto che un altro per sostenere qualcuno che poi si andrà a candidare nel 2021 a sindaco. Faccio notare che noi non sappiamo se nel 2021 il PD ci sarà ancora, perché se andiamo avanti così il PD non sarà la forza che governerà questo paese. E allora, prima di dirci fra di noi chi si candiderà a sindaco fra 4 anni, forse dovremmo avere più rispetto dei cittadini e discutere veramente di cosa deve essere il PD nei territori e che ambizione di cambiamento radicale abbiamo per i nostri territori. L'altra cosa che ho posto come tema è quello della democrazia, ma non solo nelle forme, anche nella sostanza. Cioè, a quel ragazzo che sta seduto sul crescentone, noi qui a Bologna, non solo a livello nazionale, dobbiamo dirgli qualcosa, lo dobbiamo avvicinare, dobbiamo non solo fare dei protocolli d'intesa sull'interporto perché gli operai della logistica praticamente non vengono pagati e sono sfruttati dalle imprese. Noi lì ci dobbiamo essere. Cioè, non è che ci dobbiamo dimenticare com'è nata la politica, che questo è un territorio dove le cooperative, il mutualismo, i sindacati sono nati per difendere i diritti dei cittadini e delle cittadine. Questo deve essere il partito, almeno dove voglio militare io, voglio essere iscritto. E poi io ho posto una questione legata all'autonomia della politica dall'economia.
perché diversi in questi mesi l'hanno sollevato come tema. Io penso sia un tema giustissimo. Noi non possiamo dare l'idea che le imprese private, il mondo economico guidino la visione politica di un partito. Sbagliato. E in particolare nel nostro territorio dobbiamo dare l'idea che ci vuole più pluralismo anche nell'economia, nella partecipazione delle imprese e dei lavoratori. Perché significa avere anche dalla nostra parte nuove figure sociali e nuove figure economiche. Non possiamo essere solo il partito delle cooperative, dobbiamo essere un partito anche dei piccoli imprenditori, degli artigiani, delle partite IVA, perché il mondo del lavoro, il mondo dell'economia è cambiato. E anche su questo ci dobbiamo impegnare. Ci dobbiamo impegnare, perché se non facciamo politica anche su un'economia giusta, guardate che l'economia ci crollerà fra le mani. E finché l'Emilia Romagna e Bologna reggono, noi abbiamo la possibilità di dimostrare quale può essere il percorso del Partito Democratico. Io spero che a settembre, quando si raccoglieranno le firme, quando scenderanno in campo dei candidati, ci siano persone che vogliono rispondere a questi punti come tanti altri. Sono sicuro che Luca su tanti di questi punti ha le idee giuste, perché le abbiamo condivise in questi anni e le abbiamo costruite insieme, e sono convinto e spero che il dibattito congressuale sia su questi temi e non su altri, e spero che riusciremo finalmente a fare una discussione non solo sul merito, ma insieme alle persone e non soltanto fra di noi. Grazie.